so se mi dai la possibilità di dirlo. Beh, una cosa curiosa, due cose anzi che riguardano Daria. Spesso stavamo insieme, perché siamo stati tanti mesi a Firenze e Volterra, ma soprattutto cinque a Volterra, puntate. Stavamo insieme e lei cantava molto spesso queste canzoni che prima lei ha cantato lì, di Bob Dylan e di Lucio Battisti, cioè, ed era bravissima. Qui però non sapevo che avesse fatto queste cose. Lei ha un talento naturale straordinario, sia Bollini che le ha fatto fare questa cosa e sia Dario Argento che l'ha sfruttata, perfetta, eccetera. Lei, una cosa incredibile che mi è rimasta sempre impressa, perché quando l'ho conosciuta lei mi disse una cosa che mi eccitò moltissimo, che mi disse, sai che la più grande ambizione mia è sempre quella di farmi mettere incinta da un uomo, perché quando ho avuto mia figlia mi sono venute delle tette pazzesche, perché io sono senza tette. Così ero e così sono rimasta. Ma Daria è piena di cose straordinarie. Anche io avrei lo stesso problema, per cui non so se possiamo risolvere in qualche modo, ecco. Sì, non guardare me, troviamo qualcuno. Ma infatti qui dal guardavo pubblico, proprio nel per pubblico favore, carino e non tutto. C'è qualcuno che si offre. Senti, prima, parlando di Donna Velata, cosa ti è piaciuto di questo copione? Era complicatissimo, è pieno di cose misteriche, mamma mia, complicato. Tant'è vero che se raccontare la storia di quello che... Io mi ricordo che facevo... Fermi, visto che ne stiamo parlando, allora, Ritratti di una velata aveva una trama complicatissima e per fortuna, come sempre all'inizio di ogni puntata di uno sceneggiato, c'era il riassunto delle puntate precedenti, il famoso spiegone. E tra l'altro, una curiosità, ho visto su YouTube l'ultima puntata dello sceneggiato e il riassunto delle puntate precedenti durava 4 minuti e 26, che è un tempo infinito. Tra l'altro la voce era quella di Maria Giovanna Elmi. Voi sicuramente, visto che siete stati gli interpreti, vi ricorderete tutto quello che è successo, soprattutto in quelle puntate. Oppure no? Li mettiamo alla prova? Mettiamoli alla prova. Oddio. Allora noi dobbiamo fare semplicemente questo gioco. Un esame no. Noi vi facciamo vedere un pezzo del riassunto delle puntate precedenti. Dopodiché vi chiediamo di dirci come va avanti. Guardate il filmato. È aiutato dal suo amico Sergio, un avvocato che, pur non credendo ai racconti di fantasmi e di sparizioni, corre a Volterra ogni qualvolta Luigi è nei guai. C'è un altro curioso alleato a guidare Luigi nella ricerca dei frammenti dell'urna, un ragazzo medium che, quando è in trance, parla con la voce. Allora, la domanda è... Un altro strano alleato è un bambino medium che, quando è in trance, parla con la voce. Risposte a disposizione. A. La voce di un vecchio. Questa. B. La voce di una donna. C. La voce di Vladimir Luxuria. D. La voce di Pippo Baudo. No, parlava col vocione del vecchio. Così tutta... Daria? Certo, è quello che ha detto Dario. Tu te lo ricordavi? Sì. Sì, me l'aveva suggerito lei durante le domande. Allora, vediamo la risposta. Senti, io vado a chiamarti un dottore. Pericolo di morte. Con la voce di un uomo adulto, con la voce di un vecchio, ma bravi! Lo ricordavano? Elena, io c'ho una chicchetta come al solito. Certo. Ho qui il 45 giri. Wow. Della sigla di Ritratto di Donna Velata. Vorrei, per favore, un autografo di tutti e due. Wow. Ma dove li peschiamo, Elena? Ma dove, guarda, li peschiamo? Dal museo questo personale, pensa, di Marco Giusti. Questo, bello, questo pensavo da Asia, perché lei l'ha trovato anche. Ah, sì? Sì, questo cimelio. Lei dove l'ha trovato? In un negozio? Sì, o... penso da un rigattiere, non lo so, un posto strano. Ma voi conoscete la figlia Asia?
Come no? È un po' pazzerellona, È come la mamma. Intelligente, sì. La mamma 100 volte di più. Sì, eh. 100 volte di più. Cioè il suo. Meno male. Eccolo qui con gli autografi. Ringraziamo i nostri ospiti. L'ennesimo cimelio di Stracult. Daria Nicolodi. Ciao. Grazie. Nino Castelnuovo, grazie.